Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live che speriamo sia rilassante, anche se le premesse direbbero il contrario. Ciao a tutti, oggi ho pensato di cambiare un po' la programmazione del sabato e ho deciso di fare il continuo della mappa parkour, che potremmo finire se non nel caso non ci fossero troppi intralci, diciamo, abbastanza in fretta, e poi andare su Spider-Man più tardi, dato che di solito il sabato lo dedico ai walkthrough, però ho voluto incastrarci la mappettina dentro. Voi come state? Come va? Che si racconta? Ho creato dei loghi con l'intelligenza artificiale, uno fighissimo per il tuo canale. Se vuoi inviarmelo, mandamelo pure Kildario, ma ti dico già che non lo userei sicuramente, perché va bene tutto, l'intelligenza artificiale fa dei lavori bellissimi, però non affiderei, credo mai, il mio logo all'intelligenza artificiale. E che vi racconto? Che mi sono mangiato una pizza alta a cena, e mi verrà una sete della Madonna, quindi berrò un casino durante questa live, probabilmente. Io oggi ho parlato su Discord con delle persone super belle e hai detto anche una cosa che dopo racconteremo alla chat. Dopo vi racconto l'aneddoto di oggi su Discord che mi ha lasciato perplesso, che mi ha sconvolto. Voi cosa mi raccontate invece? Sono annoiata e cerco divertimenti. Detto così è strano, però, Alexina. Però ci divertiamo in live, dai, spero. Ci ha sconvolto a tutti, assolutamente. Ho giusto una bella sub da rinnovare e chiaramente aspetterai, immagino. Anche io ho mangiato la pizza alta, guarda caso. Figo. Per il resto cosa mi raccontate? Qua dobbiamo aspettare un po' che arrivino tutti. Cos'è sta storia che ultimamente, se non so se ci avete fatto caso, io inizio la live, c'è un numero di persone. Poi, pian piano, arrivano le genti, diciamo entro la prima mezz'ora di live, arriviamo al picco. Ma io dico, che devo fare? Cioè, devo fare il countdown più lungo ancora? Secondo me siamo arrivati a un punto dove, per non entrare con il countdown, entrano dopo, si dimenticano, arrivano in ritardo, non lo so. 20 minuti di countdown. Ah, tu scherzi, ma ho provato a vederlo in alcune streaming. Si può fare. Che poi 20 minuti di countdown vuol dire che 20 minuti comunque potenzialmente lasci lì la chat a farmare sub. Interessante come cosa. Countdown più corto oppure iniziamo le live più tardi. D'ora in poi facciamo le live alle 11 di sera, così siamo sicuri che tutti hanno finito la cena. Che dite? No, in realtà sarebbe un'evoluzione interessante iniziare le live alle 9, perché comunque alle 8 e mezza, cioè vuol dire che io ogni cena devo mangiare un po' di fretta, diciamo che mezz'oretta in più non mi dispiacerebbe. Molti non sono, cioè non arrivano in tempo alle 8 e mezza perché devono ancora cenare. Ad esempio mi capita spesso con i mod. Il contro sarebbe che la mezz'ora persa non si recupera, perché non posso allungare di mezz'ora le live, già le finisco tardi. Se le allungo ulteriormente la gente a una certa va a dormire. E di contro appunto c'è anche il fatto che poi quando recuperi, se no sta mezz'ora non posso fare tipo una live pomeridiana e una serale, cioè non se ne esce più. Alle 11 così siamo sicuri che non c'è Now, mi sembra un'ottima idea, la terremo in considerazione. Mi sembra un'ottima cosa. E poi un'altra cosa da fare sarebbe il countdown senza timer. Perché? Elimini il fattore ritardo, cioè diventa una waiting room e quando arrivo
magari capiterà che arrivo prima o che se ci metto un minuto in più non è un problema. Però ho visto che molti streamer hanno l'attesa senza un countdown. Oppure tendono a metterlo davvero molto lungo per fare una bella adunata in vista della live. Dovrei pensarci. Forse avere il countdown con 6 minuti alla fine dei conti non è né zuppa né pan bagnato. Kane, grazie di 35 mesi. Bentornato. Grazie per aver fatto la sub prima di iniziare la sfida, soprattutto. Molto gentile. Va bene. Cosa facciamo oggi? Lo ripetiamo. Continuiamo la mappa Planet Parkour. L'abbiamo iniziata mercoledì, forse? Giusto? Venerdì? Cazzo, non mi ricordo che giorno l'abbiamo fatto. Forse venerdì è stato. No, venerdì era ieri. Che cazzo sto dicendo? Era mercoledì. Comunque, che cos'è? È una mappa parkour stile mappe di Yelke, un po' somigliante alla Spiral, e dove faremo una sfida, ovvero attiviamo la grafichetta, eccola qui. Ogni sub che arriva durante la sfida io vengo killato e devo ricominciare dall'ultimo checkpoint preso. Ci sono 40 checkpoint, o per meglio dire 40 livelli da completare. E noi adesso partiremo al livello 30, se non ricordo male, perché ero arrivato lì l'altra volta. In più ci sono un po' di eventi per contrastarmi, dare fastidio con la slowness per fermarmi, oppure il jump boost per aiutarmi, spostarmi di un blocco, resettare la mappa, tipparmi la metà mappa, darmi l'enderpearl, cose così. Non ho cambiato i colori degli eventi, sono un po' sbagliati, me ne rendo conto, ma mi sono scordato di questa cosa. Detto questo, potrebbe essere che ora entriamo, ci facciamo gli ultimi 10 livelli nel chill, qualche sub ci fa ripetere un livellino 2 e finiamo la mappa. Salvo clamorose situazioni. Reset strani oppure blocchi di difficoltà varia, dovremmo finire abbastanza in fretta e poi ci fiondiamo su Spider-Man. Se non finisce per qualsiasi ragione, verso le 10, massimo switcho comunque a Spider-Man. Perché dobbiamo andare avanti con quel walkthrough. Appena fatto Twitch start, mi raccomando, guarda, sei proprio una cattivona. Buonasera Tora, hai visto che ti hanno regalato una sub? Alla fine? Bene, entriamo. Buonasera Lore, buonasera. Rispetto all'altra volta che dopo, cos'era, un'ora e mezza di run ero abbastanza stanco, ripartiamo con un po' di energia, ho mangiato, ho bevuto, caffettino. Dovremmo esserci, quindi facciamo gli ultimi 10 livelli di questa mappa, poi continueremo con la seconda una volta completata la prima. E per cominciare, Twitch Spawn Start, da questo momento in poi tutti gli eventi sono attivi. E quindi se arrivasse una sub io morirei e tornerei a questo checkpoint qui. Cosa che al momento è inutile, quindi se dovete fare una sub... Fatela pure ora, approfittatene, così non perdo niente. Un'ora e mezza con tutti i rallentamenti vuol dire che in 2 ore finiamo la mappa. Forse. Quanto sono alto? Ma che domanda è, Nao? Ma che ti interessa? Scusami. Sicuramente più di te. Bene, si parte, ragazzi. Con calma, con calma. Vabbè, ci sta. Cadere nella lava. Va bene, ci sta. Easy. Ciao Matteo, come va? Tutto bene, Matteo? Per ora, tutto a posto? Ok. Stavo già ricadendo nella lava. E lì c'è già un primo slime. Questa mappa, a differenza di quelle di Yelke,
L'ho trovata finora un po' più difficile, perché ha delle situazioni inaspettate, tipo il parkour in discesa con mezzo cuore, è stato abbastanza folle, poi non si poteva neanche completare, abbiamo scoperto. E è qui, tipo, così, presumo di sì. I livelli sono leggermente più difficili e soprattutto spesso non si vede la strada in cui andare. Dobbiamo davvero passare all'esterno e guardate qui, non avete fatto la sub? Beh, ve ne pentirete perché io ho fatto il 31° livello e ormai il mio checkpoint è questo. Per chi stava aspettando il momento propizio, avete aspettato troppo. Quindi livello 31. Si vola sempre più avanti. Questa è anche una mappa abbastanza bizzarra. Sono tornato indietro, sì. La mappa bizzarra perché ti fa andare su, poi scendi giù, poi su, poi giù e fa tutto un orbit attorno al pianeta che è molto strana. Quindi adesso non so dove mi trovo, ma penso di essere nel fondo. Dobbiamo risalire per quella che. Dona un soldo al tuo Twitch, o valle abbondante. Matteo. Grazie, grazie per questa donazione, Matteo. È vero, dovevo nerfare. Dovevo assolutamente nerfare perché è una mappa di 2 ore. Forse dovevo nerfarli sti eventi. Io non ho visto gli ultimi 10 livelli. Ma guarda, Matteo, mi sembra legittimo. Ora che ci hai riportato a metà mappa a livello 20, noi ripartiremo e ti faccio vedere questi 10 livelli che non hai visto. Come non detto. Mi ricorderò dove andare? Sì, era di qua. Allora, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno? Siamo a metà mappa. Abbiamo già fatto una live su questa mappa. Un po' la conosco. Tutto sommato, se la mia voce regge. Tra l'altro, oggi mi è venuto il mal di gola. Adesso mi è un po' passato, ma potrei stare per ammalarmi. Quindi aggiungiamoci anche sta cosa. Però dicevo, tutto sommato, grazie alla store dei 4 mesi, bentornato, grazie mille. Tutto sommato, dovremmo riuscire a finirla. Cioè, secondo delle rosee previsioni. Bene, andiamo, andiamo, concentrati. Questo salto non devo farlo di fretta, che è davvero fastidioso. Vedete, ci sono tutti sti saltini fastidiosi, che sembrano tutti semplici, però uno di fila l'altro. Una volta ne sbagli uno, una volta sbagli l'altro, e alla fine rifai il livello. Ok, bene. 21, si riparte, abbiamo già fatto un altro livello, easy. Ora si va avanti, si riprende a gonfie vele, senza problemi. Siamo belli freschi. Siamo pieni di energie. No, non sono tornati i malanni dell'asilo. Questa volta il malanno è stato portato dalla suocera. Ce l'ha attaccato lei. Anzi, quest'anno l'asilo per ora non ha fatto danni ancora. Anche se Evelyn è leggermente raffreddata, ma leggermente. Bene, io vorrei dire che mi ricordo come fare tutto, però non è che me li ricordo benissimo i livelli. Vabbè, giustamente, perché non ripeterlo così lo cementiamo nella memoria. Di qua. Come cazzo ho fatto a sbagliare sto salto? Ah, qui c'era il dropper. Ok, presto, presto. Preso. Livello 22. Top.
Allora, nel mentre, cosa vi posso raccontare di bello? Vi racconto questo aneddoto che mi è stato chiesto di non raccontare. Mi volevano tappare la bocca, mi volevano silenziare. Mi hanno detto no, ti prego, non dirlo in live. Però io sapete che sono un amante del vero, sono una persona sincera e non mi faccio censurare. Quindi vi voglio dire quello che oggi ho sentito su Discord in una sorta di riunione improvvisata dello staff, che poi è sfociata in una discussione del più del meno. E la nostra moderatrice Marti ci ha svelato un dettaglio raccapricciante della sua esperienza lavorativa. Ora, voi ditemi cosa avreste provato se una persona vi dice la seguente cosa. A un certo punto ci fa: ragazzi, ma sapete che io ho potuto prendere in mano degli organi umani? Ma come, in che senso? Subito, ti stai riferendo a degli organi sessuali, bricconcella? No. Parlava di fegato, polmoni e cuore. Anzi, ha detto che ha potuto prendere tra le mani un organo, un polmone umano, a cui per qualche motivo, attaccato a tutto l'apparato, c'era ancora la lingua. Non so neanche come funzioni sta cosa. E come che c'è di strano? Come che c'è di strano? Lei, alla sua università, per motivi accademici, ha armeggiato e maneggiato con pezzi di cadaveri umani e organi per motivi di studio. È stato abbastanza strano sentirselo raccontare. Ma soprattutto raccontandocelo, Matteo dice anche io durante le lezioni di anatomia. Ed è per questo, Matteo, che io non vorrei mai farti arrabbiare. Tanto sto morendo ripetutamente che sono distratto. La cosa assurda è che ce l'ha detto con piacere, ce l'ha detto per flexare. Io ho paura, ragazzi, io mi sento minacciato. Io collaboro con una persona che ha provato piacere nel avere tra le mani pezzi di esseri umani. Tutto legale, per carità, tutto nei confini dello studio accademico. Però, wow, sono un po' sbalordito. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Chi l'avrebbe mai detto, eh? Non ci vuole un controllo staff, dite? Non si sa mai, eh. Su internet la gente è pericolosa, non si può mai sapere, ragazzi. Magari il prossimo organo umano che tocca sarà il mio. Magari finisco male, mi scompaio e finisco a pezzi in un'università. Ma perché continuo a cadere? Non, basta essere distratti, basta. È necessario procedere. Non si andava di qua, vero? Marti, quella persona che a caso tu ti tira fuori cose nonsense. Sono esperienze che una volta uno nella vita deve fare. Oddio mio, ma guarda, io Twitch prendo le dovute distanze. Dite possibile serial killer? Ma dove cazzo si andava? Ricordiamo che era tutto a scopo accademico. C'è anche detto, che per il meme gli abbiamo detto, ah, immaginati che era lì con l'organo in mano, il fegato in mano ed era tutto. Così fa, no, no, non era viscido, era poroso. Ma quanto bene l'ha toccato questo fegato, Marti? Quanto bene l'ha tastato quest'organo? Per sentire dai suoi guantini la texture spugnoso e percepire
l'organo era spugnoso. L'avrà usato come antistress. Uno squishy, praticamente. Mamma mia, ragazzi, io ho paura. Non farò più raduni mod, ho deciso. Ho intenzione di non fare mai più raduni mod dopo questa cosa. Era di qua la strada? Sì. Gli squishy, non saprei come chiamarli. Avete presente gli antistress che li schiacci e fanno tipo le bolle? Non lo so come spiegarvelo. Lo dici proprio a me? Mi hai vista? Sì, ti ho vista, Martin. E al raduno dei mod dello staff eri l'unica armata, quindi... Sì, effettivamente sono un po' preoccupato della mia incolumità. Io devo resettarmi un attimo perché ero caduto nel nulla cosmico. Ma basta! Come in che senso armata? È venuta col ferro, aveva il ferro. Cioè, praticamente dopo un'oretta che c'era il raduno, non mi ricordo chi ha fatto una battutina, e ci fa, non ti fa tipo, non permetterti mai più di fare questa battuta con me, che tengo il ferro nelle mutande. E in quel momento Marty alza la maglietta e si vede infilato nella mutanda il ferro. Mezzo dentro, abbiamo detto: Marte, oh scusa, scusa tantissimo. Non volevo assolutamente diventare un organo da studio. Quindi, no, no, assolutamente perdonaci. Non faremo mai più battute. Twitch, io ovviamente mi dissocio da quanto stiamo dicendo. No, non Ferren nelle mutande. Il ferro, il ferro. Ferren non era nelle mutande di nessuno che io sappia. Anche se. A un certo punto l'ho visto in atteggiamenti intimi con qualcuno, ma questa è un'altra storia, chi lo sa. Vabbè, niente, comunque, storie vere. Cioè, oggi è uscita questa cosa su Discord, io intanto che stavo costruendo su Minecraft. Ed ero tipo, what? E pensavo, ma io sono solo un umile builder di Minecraft, ma cosa sta succedendo? Non mi uccidere, ti prego. A Twitch io mi dissocio e ripeto e ricordo che tutto quello che abbiamo detto deriva dagli studi universitari della cosiddetta moderatrice. Di qua. Buonasera, buonasera Crow e buonasera a chi sta arrivando. Devo fare così, mi sembra. Yes. E poi così. E poi si sale e si scende e si corre fortissimo e si prende il checkpoint. Godo, ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Comunque, se vi chiedete com'è finita la storia, gli abbiamo detto: Marti, ma quindi cosa hai provato in quel momento? Ma niente di che, era una roba scientifica, easy. Ma non so, cioè, ti è venuto da dire qualcosa, un pensiero. Ha detto: ah sì, beh, l'unica cosa che ho detto ad alta voce alla classe è stato: se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Poi io non lo so, ragazzi, io non lo so, io mi limito a ripetere quello che è stato detto.
Livello 29 intanto, eh. Vai che siamo quasi tornati a inizio puntata. Oggi sono in forma. Avete ragione, devo stare attento al ferro, quindi chiedo umilmente scusa. No, non succederà mai più. Dove devo andare esattamente? Ok, era giusto. Ragazzi, se in caso domani non mi vedete streamare, sapete il motivo, eh. Avvisate voi la polizia. Non dovevo andare di qua. Io non lo so, dove devo andare? Che devo fare? Non lo so, aiuto. Sono arrivato qui, no? Poi? No. Io non lo so, ragazzi, io non lo so. Perché di qua non si poteva andare, ricordo. È bloccato. Salgo sulle staccionate? Ma perché dovrei farlo? Boh, non ho idea di dove devo andare. Non ne ho la più pallida idea. Lì forse. Ma come? Da sopra vuol dire tutto, vuol dire niente. Niente. Ah, ma c'era qui dietro. Ma allora si può fare. Di qua? Poi devo fare così? No, ragazzi, io non so cosa sto facendo della mia vita, comunque. Così, ok. Corri alla pedana. Presa. Siamo tornati a inizio live. Ragazzi, comunque tutte le minaccette e poi nessuno mi ha killato qua. Come funziona? Bene, stasera sono andato a mangiare fuori. Ho mangiato con mio papà un panino e un burger. Poi l'ho lasciato lì perché uno, il mio, non era un granché. Due, ho lasciato anche il mio papà, l'ho lasciato lì sul piatto. Poi mi sono preso un gelato in vasetto. Cioè, praticamente faceva cagare l'hamburger e l'avete mollato lì. Mi spiace. Ti puoi arrampicare sulle liane? Apparentemente no. Che senso puoi trasformare Eren in un pupazzo antistress, ma lui non è così poroso? Aiuto, ma che state dicendo? Ma qua stanno già ragionando su come smaltire i miei organi. Bene. Ora possiamo ripartire. Siamo di nuovo a livello 30. E qui... Voliamo verso la fine della mappa. Non fermiamoci. Bisogna assolutamente darsi una bella mossa. Ma si scendeva. Livello 31.
E livello 32, non siamo mai stati così lontani. Vai, vai. Si gode, si corre, si gode. Di qua immagino. Ora è un livello nuovo, quindi potrei non sapere la strada. La strada va intuita. No, non ci arrivo, merda. No, no. L'ansietta. No, nessuno farà nessun reset. Non è necessario, non verrà fatto. Allora, giro dietro. Poi. Devo fare così. Perfetto, livello 33. E quindi, ora che sono qua, non è servito un cazzo. Non ci arrivo lì. Ah, c'è una porta. Ripartiamo da capo. Quindi devo fare così. Oh, Manuel, grazie mille. Attenzione, è arrivato un aiuto. Abbiamo il jump boost. Ma la ringrazio per questi 300 bits, Manuel. Cercherò di sfruttare. Qua non posso però. Vai. Vai. Come si fa? Merda, merda, merda. E vabbè, niente. Mi sono serviti per un salto. Ah, devo andare dietro. Vabbè, meglio di niente. Un saltino ce lo siamo cittati con col jump boost. E siamo al livello 35. Attenzione, manca solo un ottavo di mappa. Bella sta porta, comunque. Stupenda. Così. Io dovrei arrivare su questo cactus. Ma come... come... Oh mio Dio, cosa devo fare? E niente. Ah, lo slime in acqua, cioè veramente, ok. Ma dai, l'ho sbagliato, ma che palle. Non ho ancora il premio disponibile. Oh, Montuk, mi dispiace, godo. Arriverà, domani magari arriverà. Però questo salto qui... Dai, santo cielo. Ma a me serve quello slime, non serve un cazzo. Buonasera, Minimissen. Salve. Come stai? Bello il parkour, bellissimo, bellissimo, incredibile, fantastico.
Avevo appena capito che lo slime lì non serve a niente. Mi ha trollato il cartello, semplicemente. E niente. No, è diretto, non riesco. Ok. Livello molto fastidioso questo, comunque. No! No, era lì! Era lì! Ma quale tempismo! Garbelix, grazie per i 6 mesi. Rifai il livello, comunque. No, forza Juve non lo condividiamo. Qualcuno con 50 euro che possa intervenire farebbe comodo. Ma state buoni, risparmiate, che a Natale vanno fatti i regali e vi serve il budget. Però non ci posso credere per il tempismo che hai avuto, è stato devastante, non ha neanche senso. Piano piano. Calma. Fatto. No, l'acqua perché rompe le scatole in questo modo? A Natale mi faccio regalare. No, no, il regalo da Marti no, ragazzi. Non, mi dissocio. Così? Più che cazzo serve fare sta cosa? Niente. Vai! Livello 37! Siamo in uno stronghold. Ma in che senso? Ok. Cioè io mi ero avvicinato per vedere nel buio meglio. Non pensavo che si attivasse da solo. Ma va bene, ci sto. Non posso muovermi. Manuel mi ha fatto la pausa. E niente. Grazie, Manuel. Vabbè, stiamo un attimo fermi 30 secondi. Tanto, ragazzi, boh. Come va la vita? Che si dice? Teoria, se salto, forse riesco un po' a buggare. Guardate, posso fare giusto così buggando. Però è finito, non serve buggare. La pausa è finita. Manuel voleva farci un piccolo fastidio, non voleva fare danni. E il problema è, che devo fare? Aiuto. Oh no. Oh no. No, il salto con la liana, ti prego. Ho provato i nuovi nugget spicy. Bruciano come il culo del diavolo. La Madonna. Nico, non bruciano per niente quei cosi, dai. Sono un po' aromatizzati. Ma piccante, piccante è un'altra cosa. C'è la salsa piccante che è molto piccante. Hai la gola che ti brucia? Perché hai assaggiato anche il culo del diavolo per il paragone, ma non per i nuggets. Larry, grazie per i 19 mesi. Bentornato. Allora, se uno non è abituato al piccante, non lo so, però non sono piccanti tanto, cioè sono una roba proprio leggera, leggera. Come cazzo si fa sta cosa?
No, ragazzi, impazzisco, non so come si faccia. Ah, ok. Che odio le liane. Dai, 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 dai. Si ascende, si sale, livello 39. Siamo vicini alla fine. Dai, dai. E dove cazzo devo ripartire da qua? Manuel. Piccolo scherzetto e piccolo slime. Ci sta. Piccolo slime di compagnia. Che l'importante è che non vada a schiacciarmi la pressure. Pensavo qualcosa di peggio. Va benissimo così. Non ci lamentiamo. Prendilo, prendilo. Stage 40. Ultimo livello. Mappa finita. Dai, dai. E qua c'è il finale, è qua. È finita, è qui. Non ci credo, mi hai tippato dentro la parete. Non posso morire apparentemente, devo killarmi da solo per uscirne. E non posso fare kill, sì, vabbè, aspetta, va. Fammi fare slash kill. Ah, bello scherzetto, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi hai bloccato e poi mi hai killato. In maniera molto originale. Ma non potete fermarmi per sempre. È qua, la fine è qua. Certo, posso anche sbagliare. Sono umano dopo tutto, ma... Ci siamo quasi. Come salgo? Così! Fatto! Mi stai uccidendo! Mi stai uccidendo! Finita! 2 ore e 4 minuti! Oh! Grazie a tutti! Quanto ci abbiamo messo? 50 minuti neanche. 34 minuti oggi. Bene! Molto, molto bene. Parkour Islands. Interessante, potremmo darci un'occhiata. Ma soprattutto avremo la parkour, la planet parkour numero 2 da fare prossimamente, con la stessa sfida o comunque simile. È andata liscio, direi. Questa è la... sì, giustamente la Planet 1. Ma è quella dove mi trovo, peraltro. Perché me la fa vedere? Giustamente. Non c'è qualche easter egg, qualche robetta da vedere? Qua c'è Kaka, che è l'autore. Non so perché mi faccia ridere il fatto che l'autore della mappa sia Kaka. No, ci sono anche delle litra, qualcosina, no, eh? Sull'albero posso salirci? Però... Una roba semplice, grazie. Sì, non penso ci siano easter egg sull'albero.
Va bene, ragazzi, la mappa è fatta.